Allora, il mio piccone e la mia pala avrebbero proprio bisogno di essere riparati. Quindi vado qua sopra. Ok. E con una palla di neve becco un pigman tipo quello che sta un po' più fermo. Mo' si incazzano tutti contro di me. E io me ne vado qua sopra allegramente, mi piglio l'altro piccone e mi vado a prendere tutta l'esperienza. Direi che funziona bene. Eccoci di nuovo, un salutone dal Nabaccio e bentornati su Minecraft. Allora, ragazzuoli, molto bene, siamo ancora qui. Come promesso, ho cercato di portarvi la seconda parte il più in fretta possibile. Allora, quello che dovremo andare a fare ora è, oltre a fare altri due piani delle piattaforme di spawn, anche tutta la parte, diciamo, in vetro che collega questa piattaforma al primo cerchio. Per non parlare di tutto quanto il sistema di healing. E direi di iniziare proprio da quello. Ora, qual è il discorso? In questo punto qui cadranno i pigmen. E qua sotto ora non si vede, però vediamo un po' se riesco senza far troppi danni. Ok, qui c'è un minecart con hopper incastrato dentro questo blocco che ce l'ho messo tramite un pistone. Ok, questo perché facilita, diciamo, la raccolta degli oggetti. Quello che dovrò andare a fare è, tanto per cominciare, andare a mettere delle anvil, non in questa direzione ma nell'altra, grazie, così, una sopra l'altra. Purtroppo ne sono riuscito a farne solamente 16 con il ferro che avevo a disposizione. Ne ho un altro po' qui, ma mi servirà per fare i minecart occorrenti. Per il semplice fatto che in questo punticino qua ci andrà messa una rotaia con sopra 24 carrelli da miniera. Per fare ciò mi conviene, tanto per cominciare, fargli un bordino in vetro in modo che i minecart non vadino a giro per i cavolacci loro. Già che ci sono, lo faccio tutto bordo a questa maniera. Ok, ora qua dovrò mettere 24 carrelli da miniera, quindi andiamo a prendere intanto un po' di vetro. Sì, un po' di vetro, povera a me. Un po' di ferro me ne servono 24 dovrebbero essere tutti quanti. Mi sistemo un attimino l'inventario in modo da poter avere più posto possibile per i minecart, perché purtroppo i minecart non sono staccabili, quindi direi sì, vabbè, per ora così. E questi 24 minecart li devo piazzare tutti quanti sopra questa rotaia. Quindi uno, devo beccare la rotaia che è qui, ok, e poi mettere tutti quanti i vari minecart. Molto bene. Fatto questo, possibilmente senza cadere di sotto, vado a mettere altre due anvil da questo lato. Continuo a mettere il vetro tutto intorno in modo che non scappi niente. E poi qual è il discorso? Bisognerebbe, per rendere come efficienza ottimale, mettere 7 anvil una sopra l'altra per convogliare al meglio i pigmen in questo punto.
Ho provato diverse soluzioni per evitare di mettere le anvil e quindi andare a utilizzare troppo ferro. E ho scoperto che i blocchi interi praticamente lasciano un blocco di spazio e i pigment si incastrano. Ho provato quindi a usare delle staccionate che come alternativa sono, diciamo, buone, però hanno un difetto. I drop dei mostri non rimangono tutti in questo punto, ma glitchano un po' di qua e un po' di là, quindi si vanno a perdere. È rimediabile mettendo altri due hopper, per l'amor di Dio, però è un po' una rottura di scatole, quindi la meglio di tutti è mettere le anvil di cima a fondo, anche perché i pigmen poi stanno anche un pochettino qui, un pochettino di là, quindi non funziona proprio al 100%. Attualmente purtroppo, come detto, non ho abbastanza anvil per finire la cosa e quindi mi limiterò a metterci delle staccionate fino ad arrivare al livello 7 e poi staremo a vedere piano piano. Faccio questa cosa per tutti e quattro i punti di raccolta e ci vediamo tra un pochetto. Ok, ho completato i vari punti di raccolta dei pigmen, ho messo tutto il vetro intorno per evitare zone di spawn e qui i tappeti qua sul pavimento. Importante, l'ho messa anche qui perché anche questa è un'area di spawn e non voglio che qui nascano pigmen. E questa botola qua ad altezza, diciamo, due blocchi dal pavimento, giusto per farvi vedere, ok, perché questo qui sarà il punto dove uno sta AFK. Oltre le due anvil mi sono alzato di un altro piano con il vetro e da questo punto in poi si allargherà la piattaforma dove andranno a camminare i pigmen da là a qua, arriveranno, e ci saranno le altre due piattaforme di spawn. Mi aspetta un altro po' di lavoro. E l'intera piattaforma dove verranno convogliati verso il centro i pigmen è completata. Non solo, anche le due piattaforme di spawn che mancavano sono state ultimate e in più ho già piazzato questi pigmen qua su dei blocchi lontani di nome che ho rinominato con delle targhette sentinella. Questi praticamente avranno l'unico scopo, vita naturale durante lì sopra su quel blocco, di mantenere l'incazzatura nei miei confronti per quanto riguarda i nuovi pigmen che spawneranno. Quindi una volta che i pigmen arriveranno qui, moriranno e ne nasceranno di nuovi, quelli nuovi saranno comunque sia incavolati con me per colpa di quelle sentinelle e cercheranno di raggiungermi qua al centro. Però non si può lasciare così ovviamente e quello che dobbiamo fare è un sistema di raccolta per convogliare i pigmen in un unico punto. Come farla? Tanto per cominciare mettiamo tre scalette, 1, 2 e 3. Dopodiché dobbiamo mettere delle slab qui negli angolini così, a questa maniera, e sopra di queste andare a mettere sono tre blocchi di vetro, 1, 2, ovviamente su tutte e tre, e 3, ok, sia di qua che di qua, così precisamente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e qui così, tacchi. Qua al centro, come detto in precedenza, dovrò mettere delle staccionate per andare ad ovviare la mancanza delle anvil fino ad raggiungere altezza 7 blocchi. Praticamente è l'altezza del vetro che ho messo. Precisamente, considerate che queste staccionate poi verranno ovviamente sostituite con le anvil, perché come vedete
lo spazio qui è molto ampio, a differenza delle anvil che è più stretto. Da ultimo, ma non per importanza, dovremo mettere delle botole qua, ok. Userò la terra d'appoggio in modo in maniera che ai pigmen sembri che qui ci sia un blocco vuoto, cioè un blocco solido sul quale possono camminare, e invece si troveranno in la buca della morte, e questo li porterà a morte certa. Vanno piazzate tutto lungo a questa maniera e poi abbassate. Poi si va a togliere la terra così, e queste restano lì svolazzanti, però a noi ci interessa giusto, perché il loro lavoro è quello di far sembrare ai pigmen che ci sia il passaggio verso di me. Oh, molto bene ragazzuoli, e la piattaforma di Killing è finalmente ultimata. Come potete vedere sopra la piattaforma ho fatto questa, diciamo, decorazione, perché ho un'idea, diciamo, per decorare un po' tutta la piattaforma, e questo ne fa parte. Però ancora è presto per parlarne, anche perché sarà una cosa molto lunga e la farò sicuramente off camera. La farm è completa? Beh, più o meno sì, mettiamola così. Dobbiamo sostituire ovviamente le staccionate con le anvil. Devo mettere degli iron golem qua fuori, perché come potete vedere, oltre che pigmen spawnano anche i magma cube, e non è cosa che io voglio, perché sono delle rotture di scatole e basta, non servono assolutamente a niente, a parte rompere l'anima. Rubano solamente slot di spawn ai pigmen, che è quello che ci interessa a noi principalmente, perché questi qui non entreranno mai nel buchetto e andranno a morire. Questi qui staranno a saltellare in giro e rompere le scatole e basta. Detto questo, ragazzacci, questa è la mia Gold Titan. Ci sarà ancora un po' di lavoro off camera da fare, quello sicuramente. Indubbiamente lascerò il link in descrizione del Mango al suo video tutorial. Comunque, se avete bisogno di qualche spiegazione, fatemi pure qualsiasi domanda nei commenti, io vi risponderò. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento e condividete su tutti i vostri social. Di questo e l'altro trovatemi in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, danno un bacio, un salutone e un abbraccio, e alla prossima gente. Ciao ciao!